Oggi anticipiamo leggermente un argomento che invece di costruire l'estremo superiore, questo facciamo giovedì, parliamo dei numeri complessi, quindi facciamo l'ultimo passo, il passo che diciamo alle superiori avete fatto solo in parte, così come solo in parte avete capito i numeri reali, e introduciamo quest'ulteriore estensione del campo reale. Come è fatto l'insieme dei numeri complessi? Allora, formalmente potrei parlare di coppie di numeri reali e introdurre speciali operazioni, però di fatto alla fine il tutto si riduce a scritture di questo genere. Cioè, i numeri complessi sono fatti da una scrittura del tipo A più IB, dove A e B sono numeri reali. I è un simbolo speciale, è un numero speciale che sta nei numeri complessi, si chiama unità immaginaria e non sta nei numeri reali. Va bene? Naturalmente, appena ho introdotto l'insieme, io devo dire cosa ci posso fare. Quello che ci vorrei fare, innanzitutto, sono delle operazioni analoghe a quelle che svolgevo sui numeri reali. Allora, per prima cosa un po' di nomenclatura, prima di introdurre le operazioni. I numeri si chiamano complessi non perché siano complicati, ma sono fatti di due parti. Quando io scrivo un numero complesso, per numeri complessi in genere si usano lettere tipo Z, W, Omega, queste lettere qua, A più I, B, Z è il numero complesso, A si dice il coefficiente della parte reale, mentre solo B si dice il coefficiente della parte immaginaria. Allora, potrei anche dire parte reale e parte immaginaria, ma quando dico parte immaginaria ci metto AI, quando dico coefficiente della parte immaginaria ci metto solo B. Quindi la parte immaginaria è IB, il coefficiente della parte immaginaria è solo B. Chiaro? Allora, supponiamo di avere due numeri complessi. Allora, Z1 uguale A1 più IB1 e Z2 uguale A2 più IB2. Come si fa la somma? La somma di due numeri complessi, per definizione, si fa facendo la somma separatamente dei coefficienti della parte reale e dei coefficienti della parte immaginaria. Cioè, il numero complesso somma è un numero complesso la cui parte reale è la somma delle parti reali, il cui coefficiente della parte immaginaria è la somma dei coefficienti delle parti immaginarie. Ci siamo fino a qui? Non è difficile. In qualche modo è come se fosse componente per componente, se vi ricordate la somma delle superiori, dalle superiori. E questo vedremo che è proprio così quando andremo a rappresentare i numeri complessi. Ma per adesso voglio prima definire che cos'è il prodotto. Il prodotto, invece, si fa utilizzando una regola speciale, cioè la parte reale è A1 A2
meno B1, B2. Poi la parte, la parte immaginaria è A1, B2 più A2, B1. Qual è la regola speciale che abbiamo usato per ottenere questo risultato? Noi non abbiamo usato altro che il fatto che i per i lo imponiamo noi, fa meno. Dopodiché, se voi andate a sviluppare A1 più IB1 per A2 più IB2, supponendo che valgano le proprietà distributive, la proprietà distributiva, che valga la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma, cosa ottengo? A1 per A2 più I A1 per B2 più I B1 per A2 più I per I che fa meno 1, quindi meno B1 B2 A1 A2 più I A1 B2 più I B1 A2 I per I fa meno 1 meno B1. Ok? Oh, il resto è dovuto semplicemente al fatto che il prodotto sui numeri reali è commutativo, quindi B1 a 2 o A2 più 1 è la stessa cosa, e poi al fatto che la moltiplicazione deve essere distributiva rispetto alla somma, quindi io la I la posso mettere in evidenza. Quindi l'ho scritto così invece di scrivere così. È chiaro? Quindi noi operiamo come se siano valide tutte le proprietà di prima e in più ci sia questa proprietà che i per i faccia meno 1. Allora uno dovrebbe fare un po' di esercizi, questi se volete ve li fate, per, sono veramente semplici. Se andiamo a fare diciamo la lista delle proprietà di campo, queste due operazioni sono sicuramente associative, sono sicuramente commutative, e la moltiplicazione distributiva rispetto alla somma valgono quasi tutte. Quelle che non sono ovvie le andrò a dimostrare. Perché non vado a dimostrare quelle che sono ovvie? Perché si tratta di fare due punti, oppure si tratta di praticamente perché funziona, cioè noi l'abbiamo imposto in questa, imponendo questa regola per la moltiplicazione, noi non abbiamo fatto altro che sfruttare la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma per la moltiplicazione di numeri reali e imporre che i per i facessero meno. Basta. Quindi è ovvio che non si perde la distributività, la proprietà distributiva, e così come non si perdono le altre proprietà. Le uniche proprietà che non sono ovvie sono l'esistenza degli elementi neutri e dell'immerso. Gli elementi neutri in realtà si trovano subito, questo è abbastanza, sono abbastanza ovvio, perché lo zero del numero, dei numeri complessi è 0 più 0i, cioè l'unico numero complesso che ha sia il coefficiente della parte immaginaria sia il coefficiente della parte reale uguale a 0. Noi lo indichiamo comunque con 0. Ok? Adesso se io vado a fare z, dove z è uguale a a più ib più 0, questo mi viene a più 0 più ib più 0, quindi viene a più ib. Quindi è chiaro che lo 0 dei numeri complessi è l'elemento neutro della somma. Attenzione! Quando lo guardo come numero complesso, 0 non è esattamente la stessa cosa di prima. Cioè io posso vedere i numeri reali dove, quando andremo a rappresentare, si dice in matematica immersi nel campo complesso, ma diciamo per esempio quando io vado a studiare un'equazione, una cosa è dire che io cerco le soluzioni numeriali, una cosa è dire che io cerco le soluzioni complesse. Questo l'abbiamo visto. Andiamo a vedere l'elemento neutro del prodotto.
l'unità dei numeri complessi non è altro che l'unità dei numeri reali, cioè diciamo qua meglio scrivere i per 0 invece che 0 per i, perché in realtà nella pratica quando ci sono, in genere quando ci sono le lettere, la lettera si pospone all'unità immaginaria, quando ci sono i numeri in genere si scrivono prima, cioè quando io scriverò 1 più 3i scrivo non 1 più i per 3, scrivo 1 più 3i, però se scrivo c più id scrivo c più id, metto prima la lettera i. Però in questo caso voglio mantenere questa notazione perché per non creare confusione. Adesso andiamo a fare z per 1 con le nuove regole, quindi questo lo devo guardare come unità dei numeri complessi, quindi devo fare a più ib per 1 più i 0, quindi mi viene a per 1 fa a, a per i 0 viene i per a per 0 più i per b per 1 meno b per 0 uguale. Adesso basta fare i prodotti nei numeri reali, a per 0 fa 0, quindi questo pezzo, quindi ottengo a più i 0 più b, perché b per 1 fa b, poi metto la in evidenza, poi meno 0, a meno 0 fa a, b più 0 fa b, e quindi rimane a più ib. Ho fatto proprio tutti i passaggi. Quindi se io rispetto sempre la regola che i per i faccia meno 1, la regola che ho imposto io, non succede niente di male. Lo 0, cioè il numero che ha 0 sia come coefficiente della parte reale come coefficiente della parte immaginaria, rimane l'elemento neutro della somma. Lo 0 facciamo un po' meno. L'1, nel senso del numero complesso che ha 1 come coefficiente della parte reale e 0 come coefficiente della parte immaginaria, è l'elemento netto del prodotto. Perché? Quando, ovviamente io ho fatto questa verifica, dovreste verificare anche che 1 per z fa sempre z, ma quindi vedete, io sono partito da z, ho moltiplicato per 1 e rimane 0. Se lo faccio al contrario, va bene qua. 1 per z come fa? Z per 1 è uguale a 1 per z uguale z, però z non fa a c. Ok, quindi fino ad ora noi abbiamo visto che possiamo aggiungere un numero speciale ai numeri reali, quindi otteniamo un insieme più grande. Questo numero speciale i ha la proprietà che moltiplicato per se stesso fa meno 1. Questo non introduce alcuna contraddizione. Come si fanno le addizioni? Si addizionano separatamente le parti reali e le parti immaginarie. Come si fanno le moltiplicazioni? Si usa la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma e si usa il fatto che i per i faccia meno 1. E poi si riordina. Non c'è nulla di particolarmente complicato. Detto questo, cosa ci manca per verificare che C sia un campo? Ci mancano, vabbè, verificare che il prodotto sia commutativo, però questo è un esercizio banale, fate z1 per z2, fate z2 per z1 e vedete che viene esattamente lo stesso risultato. E ci manca l'esistenza degli elementi immersi rispetto alla somma e rispetto al prodotto, se vi ricordate tutta quella lista. Tutte le altre proprietà sono più o meno banali e ve le verificate. Allora, chi è l'immerso rispetto alla somma? L'opposto. L'opposto è meno z. Meno z è meno a più il b. Z è sempre questo qui, fino a che non lo cancello dalla lavagna, z sta impegnato in questo numero complesso qui, che non è altro che meno a più i per meno b. Questo lo denotiamo come meno a
meno B, meno IB. Ok? Quindi quando devo scrivere I per meno B, sinteticamente scrivo meno IB. Ok? Quindi l'opposto per esempio di 1 più 3i è meno 1 meno 3i. L'opposto di 1 meno 2i è meno 1 più 2i. Quindi si cambia il segno sia alla parte reale che alla parte immaginaria. Adesso se andiamo a fare z più l'opposto o meno z più z, questo è uguale ad a più ib più meno a meno ib. Questo è uguale ad a meno a più i che moltiplica b meno b, cioè 0. Quindi è ovvio che se la somma la faccio parte reale con parte reale, parte immaginaria con parte immaginaria, essendo stato definito l'opposto cambiando i segni sia la parte reale che la parte, coefficiente della parte reale, coefficiente della parte immaginaria, è chiaro che quando vado a fare z più il suo opposto o viceversa meno z più z viene 0, no? Che vedete, viene 0 più i per 0, questo fa 0 più i per 0, che sarebbe quello che abbiamo denotato con 0 dei numeri complessi. O invece trovare l'opposto, scusate, l'inverso rispetto al prodotto non è propriamente banale. Questa è l'unica vera proprietà non banale. Le altre, qualche cosa ho scritto perché in maniera tale che ci prendiate un po' di familiarità con i numeri complessi, non è banale. Prima di andare a scrivere chi è l'inverso rispetto al prodotto, andiamo a rappresentare i nostri numeri complessi. Dove li andiamo a rappresentare i nostri numeri complessi? I nostri numeri complessi li andiamo a rappresentare su un particolare piano cartesiano che chiamiamo piano di Gauss. Allora, in questo piano di Gauss l'unità sull'asse reale è 1 e l'unità sull'asse immaginario è i. Allora, in matematica l'unità immaginaria si chiama i e non voglio storie. So benissimo che in ingegneria spesso usate, diciamo, la lettera j per denotarla, ma sono fatti vostri. Quindi diciamo, ci sono dei punti che non sono validati. In tutta la letteratura mondiale matematica l'unità immaginaria si chiama I, quindi questo fatto lo dovete sapere, anche fosse solo storicamente. Ok, quindi come andiamo a rappresentare per esempio il numero 3? Allora z uguale 3 più 2i. Allora, come abbiamo fatto in precedenza con i numeri reali, soltanto che stavolta noi abbiamo due coordinate, quindi come diamo per scontato che tra medie e superiori vi abbiano insegnato a rappresentare i punti con due coordinate, il coefficiente della parte reale rappresenta la coordinata sull'asse delle ascisse e il coefficiente della parte immaginaria rappresenta la coordinata sull'asse delle ordinate, che vuol dire che il punto 3 più 2i, quando io vado a disegnare la verticale, diciamo che la perpendicolare all'asse delle ascisse, questo mi intercetta l'asse delle ascisse sulla coordinata 3, mentre quando vado a disegnare la perpendicolare all'asse delle ordinate, questo mi intercetta l'asse delle ordinate sulla coordinata 2 di quest'altra retta. Ma siccome la retta aveva comunità qua i, questo non è 2 ma è 2i, quindi questo numero non è altro che 3 più 2i. Perché 3 più 2i? Perché nei numeri complessi la somma si fa esattamente come si fa la somma dei vettori sul piano, questo l'avete fatto a fisica alle superiori,
quindi fare la somma di questi due vettori si fa con la regola del parallelogramma, in questo caso il parallelogramma è un rettangolo, la somma è questo vettore qui. Quindi il numero complesso lo potreste interpretare sia come un punto del piano di Gauss, sia come un vettore che parte dall'origine, che è lo zero dei numeri complessi, e atterra questo numero. Adesso, se io vado a fare un altro numero complesso, per esempio 1 più i, 1 più i, diciamo che ho fatto il disegno proprio un po' male. Ah sì, no, non l'ho fatto. Diciamo, facciamo comunque 1 più 2i che si vede meglio. Allora, 1 più 2i è quest'altro vettore qui. Quando vado a fare la somma, come si fa la somma? Abbiamo detto, si fa 3, 4, si fa andando, vabbè, a livello numerico si fa coefficiente della parte reale è la somma di 3 più 1, quindi fa 4. Il coefficiente della parte immaginaria è la somma di 2 più 2, quindi fa 4. Quindi arriviamo qui a 4i. E il punto somma è questo qui. Però se noi andiamo a unire questo punto con i precedenti, notiamo che, insomma, se lo fate bene con la carta millimetrata che avete sul vostro quaderno, noterete che avete costruito un parallelogramma. Quindi noi, nel fare la somma di questi due numeri complessi e nell'atterrare su questo punto qua, non stiamo facendo altro, non stiamo dicendo altro che la somma corrisponde, se lo interpreto come vettore, a una delle due diagonali del parallelogramma costruito a partire da questo punto. La diagonale più lunga, l'altra diagonale, allora se questo è z e questo è doppio, l'altra diagonale riportata nell'origine, se io prendo questo vettore e lo traslo nell'origine, l'altra diagonale mi rappresenterà o w meno z se la freccia va in qua, o z meno w se la freccia va in qua. Questo è un altro, cioè chi è per esempio la differenza 3 più 2i meno 1 più 2i fa 2. Allora vedete che se adesso vado a unire il punto 2 con questi punti qua, vedete che questo è un altro parallelogramma, quindi questo 2 corrisponde esattamente a questo vettore qui, ma non qui, traslato in maniera tale che la partenza stia nell'origine, quindi applicato nell'origine di esempio. Quindi questa diagonale rappresenta z più w, quest'altra diagonale rappresenta z meno w. Se la freccia la metto al contrario, quindi il vettore lo metto dall'altra parte, non è altro che w meno z, perché infatti la differenza in quel caso fa meno 2. Ok, quindi ricapitolando, abbiamo introdotto questi numeri complessi sotto questa forma, abbiamo detto come si fa la somma, abbiamo detto come si fa il prodotto, abbiamo visto che sostanzialmente se ci organizziamo e facciamo un po' di esercizi, sicuramente somma e prodotto rispettano la proprietà associativa, la proprietà commutativa, l'esistenza dell'elemento neutro della somma è questo qui che chiamiamo 0, quello neutro del prodotto è questo qui che chiamiamo 1, e a tutti gli effetti se io faccio, guardate, se io faccio il prodotto di due numeri complessi, adesso prendiamo un numero complesso, lo chiamo z3 uguale a più i per 0, z4 uguale b più i per 0, cioè ho preso due numeri complessi che
stiano sulla retta reale, cioè quando li vado a rappresentare sul filetto della mappa immaginaria è 0, allora che ne so, z3 sta qua, z4 sta qua, ma stanno tutti e due sulla retta reale. Quando vado a fare la somma e il prodotto, qua z3 più z4 non è altro che a più qua chiamiamolo a3 e questo chiamiamo a4. Allora questo è a3 più a4 più i per 0. Ce lo scrivo i per 0, normalmente non si scrive, ma perché ce lo scrivo? Per farvi vedere che c'è ma fa 0 la parte reale, la parte immaginaria. E così come z3 per z4 non fa altro che a3 per a4 meno 0 per 0 più i a3 per 0 più 0 per a4. Quindi alla fine mi viene a3 per a4 più i per 0. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che la moltiplicazione e la somma in questo modo di due numeri complessi che stiano su, diciamo, rappresentati su quello che era prima l'asse reale, che è tuttora l'asse reale, si fa esattamente come si faceva prima. Perché o li guardo come numeri reali, li chiamo A3 e A4, li moltiplico e trovo il punto A3 e A4, o li guardo come numeri complessi, A3 più I per 0, A4 più I per 0, e faccio il prodotto, mi farà sempre A3 per A4 più I per 0, che è lo stesso punto di prima. Quindi, a tutti gli effetti, non solo C contiene R, ma si può dire, in matematica bisognerebbe specificarlo meglio, dire che c'è la funzione che a ogni numero di R associa lo stesso numero guardato ai numeri complessi, è un isomorfismo isometrico, però questo, diciamo, non ci interessa sviscerarlo nel dettaglio. Quello che possiamo dire è che dentro C ci sta R. Quando scrivo così vuol dire che non è che ci sta R solo come insieme. Quando io faccio la moltiplicazione in R, oppure faccio la moltiplicazione, guardo R dentro C e faccio la moltiplicazione in C, viene esattamente la stessa cosa. Quindi si dice che C è immerso tramite isomorfismo. Tutta questa roba qui non la dico solo per appesantire, per fare confusione. Se avessi voluto fare confusione avrei introdotto le coppie di numeri reali, avrei fatto la moltiplicazione nascondendo i. Alla fine poi la coppia 0, 1 la chiamavo i. Era ancora peggio. Però quello che vi voglio far capire è che tutto questo apparato è necessario, perché uno deve fare le verifiche. Noi operiamo a valle delle verifiche che ci dicono che sostanzialmente se passiamo dai numeri reali A ai numeri complessi A più IB con la regola che I per I faccia meno 1 e le altre regole di somma e prodotto definite da queste due definizioni e usando le proprietà associativa, commutativa, distributiva dei numeri reali, allora tutto va bene. Tutto va bene perché qualcun altro avrà fatto tutte le verifiche. Però vi ho fatto vedere che se volete le verifiche potete farle anche voi. Mettete, fate l'esercizio che viene. Come alcuni esercizietti li ho fatti io adesso, tutti quelli che mancano, che sono più facili, li potete fare da soli. Quindi, per quanto riguarda la rappresentazione dei numeri complessi, abbiamo detto che questi si rappresentano su questo particolare piano cartesiano, il piano di Gauss, z1 più, in questo caso, il numero z più il numero qtw, w si fa prendendo i due vettori, costruendo il parallelogramma e prendendo la diagonale del parallelogramma, cioè quella che parte dall'origine, meglio dire, del parallelogramma costruito. La somma si fa con la regola del parallelogramma. Per quanto riguarda il prodotto, lo vediamo dopo come si interpreta il prodotto, perché anche lì c'è un'interpretazione, però è prematuro andarla a scrivere. Chiaro? Ok. Sempre
in questo piano di Gauss andiamo a fare una semplice osservazione. Se io ho questo numero complesso z, allora z è a più i b, quindi questo sarà a e questo sarà i b, ok? Oh, qua dovrei scrivere per precisione i y, le unità sull'asse y sono immaginarie. Ok, nel momento che io ho questo numero complesso a più i b, posso introdurre delle nuove definizioni. Me ne interessano queste due in particolare. La prima è modulo di z. Modulo di z non è altro che la radice di a quadro più b quadro. Il modulo di z non indica altro che in questo piano la distanza dall'origine. Allora, supponiamo che 1 e i abbiano la stessa distanza dall'origine. Allora, questo cateto di questo triangolo rettangolo è A, questo cateto di questo triangolo rettangolo è B. Ma se io prendo il punto Z, A più IB, quant'è la sua distanza dall'origine? È la lunghezza della diagonale del triangolo rettangolo. Ma per il teorema di Pitagora, questa lunghezza fa la radice diagonale. Quindi questo rappresenta... allora, per definizione questo si chiama modulo del numero complesso z. Quindi voi potete, questa è una definizione, quindi non è che stiamo dimostrando qualche cosa, sto semplicemente dicendo che questo modulo in quel piano, se avete preso l'unità reale e l'unità immaginaria alla stessa distanza dall'origine, non rappresenta altro che l'effettiva distanza dall'origine del punto z, che questo sarà lungo A, questo sarà lungo B. Come si fa questa lunghezza? Radice di 4. Un altro invece numero che ci interessa è zeta coniugato, che è A meno IB. Cioè, chi è questo zeta coniugato? Non è altro che il numero che si ottiene cambiando di segno alla parte immaginaria. Invece il numero, se cambiamo di segno alla sola parte reale, non ha un nome particolare. Invece quello che si ottiene cambiando di segno il coefficiente della parte immaginaria si chiama z coniugato. Anche questo per definizione. Quando scrivo uguale def significa che sto definendo, in genere si definisce la quantità che sta a sinistra. La quantità che sta a sinistra si definisce come quello che sta scritto. Z coniugato si indica con Z con una barra sola. Esempio, il coniugato di 3 più 2i è uguale a 3 meno 2i. Ok? Ok. Allora, andiamo a fare, lo faccio prima nell'esempio, poi lo faccio con le lettere. Andiamo a fare il prodotto tra z e z coniugato, vediamo che succede. Allora, cominciamo a fare 3 più 2i per il coniugato di 3 più 2i. Questo è, non è altro che 3 più 2i per 3 meno 2i. Allora questo quanto mi fa? Mi fa 9, poi qua mi viene più 4. Perché mi viene più 4? Perché viene 2i per meno 2i fa meno 4, ma poi c'è i per i che fa meno 1, meno meno 4 fa più 4. Poi viene più i volte, allora 3 per meno 2i fa meno 6i, più 6. Quindi quanto rimane? Rimane 13.
faccio un po' qua, ce lo faccio entrare, viene 13. Oh, ma questo 13 lo scrivo qua, è uguale a 3 al quadrato più 4 più 2 al quadrato. Ok? Cioè, mi viene un sospetto. Questo sospetto lo andiamo a chiarire subito andando a rifare lo stesso prodotto, però con le lettere. Cioè, stavolta io vado a fare il prodotto di z per z coniugato. Questo chi è? A più ib. Il coniugato di z è a meno ib. Allora, quanto mi viene? Mi viene a quadro più b quadro, perché i per meno i fa 1, b per b fa b quadro, più i volte meno ab più ab. Allora, a per meno b fa meno ab, b per a fa ba. Il prodotto è commutativo delle mediali, quindi scrivo ab. Quindi questo mi fa 0, quindi se ne va e mi rimane a quadro più b quadro. Cosa ho scoperto? Ho scoperto che z per z coniugato è esattamente uguale al modulo di z al quadrato. Ecco, però noi abbiamo detto z coniugato modulo quadro è un numero reale. Prima abbiamo visto che il modulo era reale, z è il quadrato di un numero reale. Allora, chi è l'opposto di un numero reale, scusa, dell'inverso rispetto alla moltiplicazione, cioè il reciproco di un numero reale? Si fa come prima, perché? Perché abbiamo visto che la moltiplicazione tra i numeri reali si faceva come prima. Quindi, cosa mi viene, di cosa mi viene il sospetto? Mi viene il sospetto, lo scrivo, ma lo anche verifico. È la prima volta, anche se abbiamo capito che è vero, sempre meglio fare una verifica in più. Cioè, mi viene in mente che se io adesso faccio, se io prendo quest'altro numero, w uguale z coniugato fratto modulo di z quadro, chi sarebbe questo? Sarebbe il numero che ha come parte reale a fratto a quadro più b quadro, e come parte immaginaria i volte b fratto a quadro più b quadro. Andiamo a fare z per w. Z per w è uguale ad a più ib, che moltiplica a fratto a quadro più b quadro, più i volte b fratto a quadro più b quadro, uguale. Allora, qua mi viene a per a fa a quadro fratto a quadro più b quadro. Quando moltiplico i per i fa meno 1, ma scusate, qua c'è meno, che era z coniugato, no? Quindi qua c'era meno. Quando faccio i per meno i fa 1, b per b fa b quadro, quindi mi viene a quadro fratto a quadro più b quadro. Quando faccio questo prodotto qua viene più b quadro fratto a quadro più b quadro, poi viene più i volte, sotto c'è sempre a quadro più b quadro, sopra ci sta ab, anzi facciamo prima questo prodotto qua, meno ab più ab. Adesso questo se ne va come prima e cosa mi rimane? Mi rimane 1 più 0i, cioè 1. Allora, chi è questo numero? Questo numero non è altro che il reciproco, quindi W, cioè questo, è uguale a 1 su Z. Per quale motivo? Chi è il reciproco? È quel numero che è moltiplicato per Z a sinistra o a destra, io l'ho moltiplicato a destra, ma se lo fate a sinistra è esattamente la stessa cosa, mi faccia l'unità del prodotto. L'unità del prodotto era 1, quindi chi è il reciproco di
di un numero z nei numeri complessi non è altro che il coniugato fratto il modulo 4. Coniugato fratto il modulo 4. Ok? Che il reciproco sia unico a questo punto, siccome esiste, sappiamo che è unico, perché se ce ne fossero due, no? Io avrei W1 per Z per W2, questo usando la proprietà associativa fa W1 per Z per W2, oppure fa W1 per Z per W2. Allora, siccome Z per W2 fa 1, W1 per 1 fa W1, e qua siccome W1 per Z pure fa 1, questo fa W1. Questo ragionamento già l'abbiamo usato. Se non lo capite, andate a rivedere quello che abbiamo detto l'altra volta fino a che non lo capite. Cioè io sto supponendo che W1 per Z faccia 1 e che Z per W2 pure fa 1. Questo implica, quindi, se W1 è un reciproco sinistro e W2 è un reciproco destro, in realtà quindi, ma siccome ogni reciproco deve funzionare sia a sinistra che a destra, due reciproci qualunque devono poi coincidere, quindi di reciproco ce ne può stare uno solo. Oh, ci potremmo chiedere a questo punto, ma mi vuoi fregare, perché tu mi hai detto che non tutti gli elementi di un campo hanno il reciproco, e infatti anche in C non tutti gli elementi di un campo hanno il reciproco. Per scrivere questo reciproco noi abbiamo usato il coniugato fratto modulo di z al quadrato, e per poter mettere il modulo di z al quadro al denominatore cosa ci serve? Ci serve che il modulo di z al quadrato senza quadrato faccia 0, se sia diverso da 0. Ma qual è l'unico numero che ha modulo uguale a 0? L'unico numero che ha modulo uguale a 0 è 0, perché l'unico numero che dista 0 dall'origine è 0. Quindi se z è uguale a 0, il reciproco non si può fare, come è giusto che non si possa fare, perché in nessun campo si può fare il reciproco di 0. Mentre invece se z è diverso da 0, allora quadro più di quadro è diverso da 0, lo posso mettere qua sotto, perché nella divisione dei numeri reali lo posso mettere al denominatore, e quindi ho fatto il mio esercizio e ho scoperto che il reciproco di z non è altro che z coniugato fratto modulo di z quadro. Ci siamo fino a qui? Quindi cosa abbiamo scoperto? Abbiamo giusto 3 minuti per fare il ripeto. Noi abbiamo provato a introdurre una specie di numero, un numero speciale, chiamiamolo così. L'abbiamo chiamato I e abbiamo imposto, perché ci piace, che I per I faccia meno 1. Allora, facciamo i conti utilizzando anche questo numero speciale. Come abbiamo fatto i conti? La somma si fa componente, diciamo, parte reale con parte reale, parte immaginaria con parte immaginaria, abbiamo introdotto la definizione opportuna. La moltiplicazione si fa usando la proprietà distributiva della moltiplicazione dei numeri reali e usando il fatto che i per i faccia meno 1. In buona sostanza, la roba con la I e la roba senza I, cioè parte immaginaria e parte reale, vanno per i fatti propri, cioè non si possono mai semplificare. 3 più 2i rimarrà 3 più 2i da qui fino all'eternità. Non c'è modo di cambiarlo in qualcosa che abbia solo numeri reali o solo numeri immaginari. No. Complesso, perché è fatto di due parti. Quando vado a sommare, parte reale e parte reale si sommano, parte immaginaria e parte immaginaria si sommano. Quando vado a moltiplicare, i per i fa meno 1, per il resto si usano le proprietà usuali. Mi faccio un po' di esercizi e che cosa scopro? Sostanzialmente scopro due o tre cose, scoperto fino adesso.
prima cosa che queste, con queste operazioni sembra funzionare tutto bene. Spererei di arrivare a vedere che sia un campo. Seconda cosa, beh, i numeri con il coefficiente della parte immaginaria uguale a 0, cioè quelli che rappresentano il piano di Gauss sulla retta reale, si moltiplicano, si sommano, si dividono esattamente come prima. Terza cosa, i numeri, siccome hanno un coefficiente della parte reale e un coefficiente della parte immaginaria, li dobbiamo rappresentare su un piano. Questo piano l'abbiamo chiamato piano di Gauss. La somma in questo piano corrisponde alla regola di addizione con parallelogramma. Quarta cosa, l'unica cosa difficile da trovare è stato il reciproco, cioè l'immerso rispetto al prodotto. Però in realtà questo immerso rispetto al prodotto è venuto facilmente una volta che abbiamo osservato che, introducendo il modulo e il coniugato, quando andavamo a fare z per z coniugato viene esattamente il modulo al quadrato. Quindi dividendo per il modulo al quadrato otteniamo che il reciproco non è altro che z coniugato fratto modulo di z quadrato. Fratto, quando andiamo a dividere per un numero complesso per un numero reale, questo non significa altro che dividere sia il coefficiente della parte reale sia il coefficiente della parte immaginaria per quel numero reale. Possiamo farlo sempre? No, ma è giusto così. Possiamo farlo solo quando il numero complesso di partenza era diverso da 0. Quindi si può fare il reciproco di i. Chi è il reciproco di i? Meno i, che è 1. Il coniugato di i fa meno i, il modulo di i fa 1, quindi il reciproco di i meno i. Si può fare il reciproco di 3, è un terzo. Si può fare il reciproco di 3i, chi è? Meno un terzo i, è così. Si può fare il reciproco di 1 più i, sì, chi è? 1 meno i sul radico 2. Scusate, 1 meno i mezzi, perché devo dividere per il modulo quadro, ok? Il reciproco di 1, il coniugato di 1 più i è 1 meno i, il modulo quadro di 1 più i fa 2, quindi 1 meno i mezzi. Esempio, lo scrivo qua, se z è uguale a 1 più i, 1 su z è uguale a 1 meno i mezzi. Se z è uguale a 3 più 2i, in questo caso 1 su z è uguale a 3 meno 2i fratto 13. L'ho scritto sopra, in quell'altro caso è un altro numero, perché stiamo parlando di un altro, e questo è un altro esempio. Chiaro? Ok, adesso ci riposiamo 10 minuti, lasciamo sedimentare un attimo queste definizioni e poi facciamo l'esercizio.